Bentornato ad una nuova istantanea di felicità. Oggi vorrei condividere con voi alcune parole di Anita Moriani che prendo spunto da Morendo ritrovato me stessa e voglio proprio leggere le prime due pagine del libro. Proprio il giorno, lei l'ha intitolato Il giorno in cui sono morta. Leggendo queste parole, io mi sono tranquillizzata, nel pensare alla mia mamma che insomma è volata qualche giorno fa e ho tanti pazienti che hanno perso i genitori, qualcuno il marito e dato che come lei descrive la morte è entusiasmante, ho pensato di condividerla con voi sperando che per chi ci crede logicamente, no? Perché ci sono delle persone che sono scettiche su questi racconti di persone che hanno avuto un'esperienza di premorte, io ci credo. E quindi volevo condividere con voi quello che lei racconta di questo momento di passaggio. Oh mio Dio, mi sento meravigliosamente. Sono libera e leggera. Come mai non sento più dolore nel corpo? Dove è andato a finire? Perché ho l'impressione che le cose che ho attorno si stiano allontanando da me? Però non sono spaventata. Perché no? Dove è andata a finire la mia angoscia? Oh, che bello, non ho più paura. Questi sono alcuni dei pensieri che ho fatto mentre venivo trasportata d'urgenza all'ospedale. Il mondo circostante iniziava ad apparirmi surreale e onirico e mi sentivo scivolare sempre più lontano dalla mia consapevolezza, fino allo stato di coma. I miei organi stavano cominciando a chiudersi mentre soccombevo al cancro che aveva devastato il mio corpo nel corso dei 4 anni precedenti. Sebbene fossi in coma, ero consapevole di quello che accadeva attorno a me, compresa l'urgenza e la frenesia emotiva dei miei familiari che mi stavano portando all'ospedale. Quando arrivai, l'oncologa disse: "Il cuore di sua moglie può anche battere, ma ormai non è più tra noi, è troppo tardi per salvarla." E lei dice: "Ma di chi sta parlando la dottoressa?" mi chiesi. "Non mi sono sentita mai meglio di così in vita mia. Perché la mamma e Danny sembrano così spaventati e preoccupati?" "Io sto bene, davvero." Lei pensava di pronunciare queste parole ad alta voce, invece no, voleva abbracciare la mamma, consolarla, dirle che stava bene, però non poteva farlo. E in effetti lei dice, cioè l'oncologa dice, oramai è questione di ore, non c'è più niente da fare. E Danny, il marito, continuava a dire, io non voglio abbandonarla. Mio marito strinse forte la mia mano, inerme, e avvertì il misto di angoscia e impotenza nella sua voce. Avrei voluto alleviare la sua sofferenza. Volevo dirgli che io stavo bene. E dirgli: "Non ascoltare la dottoressa Danny, non ascoltarla, perché io sto bene, io mi sento meravigliosamente." E quindi lei si stupisce di riuscire a sentire il dolore, le emozioni delle persone attorno a lei e dice: "Ti prego, non piangere per me e di' anche a mamma di non farlo, ti prego, diglielo, no?" Perché lei sentiva il loro dolore e voleva alleviarlo perché lei invece stava bene, lei si sentiva, come ha detto lei, meravigliosamente. Ma non appena iniziai a essere coinvolta nel dramma che stava avvenendo attorno a me, mi sentii spingere via. E sentivo che la mia partecipazione alla scena stava diminuendo perché iniziavo a capire che tutto era perfetto e stava accadendo come in conformità di un disegno superiore. E allora capii che stavo morendo. Non era come me l'ero immaginato. Mi sento meravigliosamente calma e in pace e mi sembra di essere guarita. In quel momento capii che anche se il mio corpo fisico si era fermato, ogni cosa è perfetta nel grande affresco della vita. Ero acutamente consapevole di tutto ciò che stava accadendo attorno a me e mentre osservavo lo staff dei medici trasportare il mio corpo senza vita nel reparto di terapia intensiva, vedevo la loro frenesia emotiva. Sì,
sentivo, cioè vedevo che mi infilavano aghi e tubicini. Non provai nessun attaccamento per il mio corpo inerme che giaceva in quel letto d'ospedale. Non lo sentivo mio. Sembrava troppo piccolo e insignificante per poter ospitare quello che stavo vivendo. Mi sentivo benissimo, libera e affrancata. Il dolore, il male, la tristezza, la sofferenza erano scomparsi. Ero completamente libera e non ricordavo di essermi mai sentita così prima. Allora ebbi la sensazione di essere avvolta in qualcosa che riesco a descrivere solo come amore puro e incondizionato, ma anche la parola amore non gli rende giustizia. Era un sentimento profondissimo e non lo avevo mai sperimentato prima. Andava al di là di qualsiasi forma fisica, immaginabile di affetto, era incondizionato e mi apparteneva, a prescindere da ciò che avessi fatto. Non dovevo fare niente né comportarmi in un certo modo per meritarlo. Quell'amore era lì per me, a prescindere. Mi sentii completamente avvolgere e rigenerare da questa energia e provai un senso di appartenenza, e come se fossi giunta a destinazione. Ecco, questo è quello che Anita Moriani racconta della sua esperienza di premorte, proprio l'inizio, e io credo che sia così e che sarà così per me e per tutti noi. E leggere queste parole sicuramente ci fanno affrontare meglio l'idea della nostra morte o della morte di qualcuno attorno a noi. Alla prossima istantanea.